Oggi in committanza con la festa di San Martino abbiamo inaugurato questi nuovi 4 mezzi, tra cui 3 acquistati grazie ai servizi dei volontari e uno donato dalla signora Maria Teresa grazie a un lascito e grazie anche all'avvocato Tarrando De Cornier che ci ha aiutati per questo lascito. Il defibrillatore è donato dalla ditta Life di San Ponso. Poi abbiamo consegnato gli attestati dei 2 corsi precedenti del 118 ai nuovi volontari, che adesso speriamo di essere qualche giorno in più, anche fare servizio sulle ambulanze come soccorso urgente. La Croce Bianca è nata nel 75 da un gruppo di cittadini a Cuorniene e poi adesso è da 22 anni che qui a Valperga con 80-90 volontari, con 14 mezzi disponibili, tra cui 6 ambulanze, 6 macchine e 2 polline di trasporto disabili. E queste nuove 4 macchine le abbiamo comprate per i trasporti sociosanitari, per il trasporto idealizzati dell'Astorino 4, Cirié, Ivrea, Castellamonte e Caluso. E poi ringrazio ancora tutti i miei volontari che di giorno si prestano a fare servizio qua per noi. Allora, oggi abbiamo dato gli attestati per i volontari che hanno seguito gli ultimi 2 corsi e il 21 di novembre faremo la serata di presentazione per il corso di formazione dei nuovi volontari che vorranno fare servizio 118. Il corso sarà strutturato in 50 ore di teoria più 100 ore di pratica in affiancamento sui mezzi di emergenza, dove vedremo tutte le tecniche di soccorso, immobilizzazione di pazienti che hanno avuto incidenti, traumatizzati, supporto ai malori, supporto comunque alle persone che hanno dei problemi a livello di qualsiasi patologia medica. Oltre a questo rilasceremo anche l'attestato per l'utilizzo del defibrillatore semiautomatico.